Siamo al Chocoland e sono qui con l'associazione Vita Attiva, con il progetto Imparo a Vivere da Solo. Beh, devo dire, progetto voluto, promosso questa iniziativa da Adolfo De Santis, che ha appunto proposto a Chocoland questa meravigliosa, storia. Io parlerei di storia perché mi piace. Adolfo, quinta municipalità, raccontaci un po' come nasce l'idea di questo progetto. Nasce da aver conosciuto questi splendidi ragazzi, grazie a Roberta Calbi, che adesso non ancora c'è ma arriverà tra poco, e il loro progetto è quello, il nome dice tutto, di imparare a vivere da soli, insieme a dei ragazzi che gli danno una mano, che sono meravigliosi, e loro fanno questa attività per imparare a stare da soli, ma soprattutto fanno tutta una serie di attività come i cioccolatini che sono qui, i calendari, perché loro hanno un sogno che si è già realizzato per 2 anni, credo che già 2 anni consecutivi, di andare in vacanza da soli. E infatti l'anno scorso ci eravamo lasciati appunto con questo desiderio da realizzare, no? Attraverso poi la vendita, con l'acquisto così simbolico dei cioccolatini, i ragazzi hanno raggruppato un po' di soldini e sono andati in vacanza da soli, appunto, come tu dicevi. E proprio per questo vorrei chiedere a Luca, no? Com'è andata la vacanza? Dove siete andati in vacanza? In Basilicata. In Basilicata, quindi al mare? Sì, proprio lì, al mare. Benissimo, allora vi siete divertiti tanto. Sì, parecchio. E invece quest'anno come nasce il laboratorio? Come avete adoperato con questi cioccolatini che poi vediamo qui, che sono tra l'altro buonissimi? Abbiamo adoperato con molta precisione manifatture e anche molto impegno nel fare le cose come il cioccolato, che una delle cose più artigianali di questo mondo, dove più ci metti l'impegno più uno ci riesce bene a fare le cose. Beh, è giusto, ha ragione, certo. molto preparato, perché è vero, ci vuole grande manualità, grande passione, l'abbiamo detto insieme. Beh, allora io farei un po' un giro, no? Vorrei chiedere un po' ai ragazzi, vediamo, come ti chiami tu? Valerio. Valerio, tu che cosa hai fatto nel laboratorio? Che cioccolattino hai preparato? Cioccolato al latte, ho fatto solo il pezzo di cioccolato e abbiamo fatto l'impasto. Caspita, qua andiamo proprio sul tecnico, ragazzi, qua c'è proprio da studiare. Per forza. Benissimo. A cuore e anche diverse, no, uguali, che sennò uno il cioccolato che abbiamo utilizzato, qual è? Al latte? Latte fondente e cioccolato bianco. Con degli smartis sopra. Beh, ragazzi, qui ce n'è per tutti i gusti, poi adesso andremo anche a vedere, no? Di cosa stiamo parlando e ad assaggiare, soprattutto l'assaggio è fondamentale. Beh, io vorrei chiedere appunto a Clara, che poi è l'educatrice che si occupa dei ragazzi che hanno fatto, mi raccontava prima, nel dietro le quinte, tanti passi in avanti, no? Anche rispetto all'anno scorso, vivendo insieme, si lavora tutti insieme con grande amore, dedizione e passione. E quest'anno il messaggio legato, se vogliamo, all'idea proposta è particolare. Io vorrei che tu ce lo leggessi. Intanto ti ringrazio per essere qui. Grazie a voi, assolutamente. In primis buongiorno a tutti. E il messaggio appunto quest'anno che vogliamo trasmettere a tutti è proprio questo, che i ragazzi e le ragazze di Imparo a Vivere da Sole oggi ci dimostrano che tutto ciò che viene fatto con amore ha il sapore del cioccolato. Quindi oggi ci vogliamo collegare proprio all'evento di Chocoland, e quindi questo è quello che vogliamo trasmettere, perché c'è una sinergia, c'è un'unione, c'è tanta voglia di crescere, di imparare, e appunto proprio la vacanza ci ha rafforzato quest'anno, ed è la seconda esperienza che facciamo insieme, e noi può solo far che piacere vederli felici, autonomi, indipendenti, veramente hanno anche iniziative, cioè cose che veramente è difficile, per oggi noi abbiamo tutto questo e siamo davvero molto molto fieri di loro, e ci danno tanta forza a noi in primis. Certamente, io sono fiera di loro, sono fiera di voi perché ci mettete tanto, fiera di Adolfo perché Adolfo ha promosso questa iniziativa a Chocoland, ha indicato, no? Perché è importante rivolgersi al sociale, è importante essere insieme qui, divertirsi in questo evento bellissimo. E vedo anche il calendario, quest'anno c'è il calendario 2023, faremo anche un calendario 2024, immagino. Assolutamente sì, faranno anche un calendario del 2024. Io voglio concludere dicendo che sono orgoglioso che loro siano qui oggi.
e credo che questo sia il ruolo fondamentale della municipalità, che poi è un ente di prossimità più vicino ai cittadini, e quindi credo che sia questo il vero ruolo della municipalità, quello di far vivere le realtà sociali del nostro territorio e dare una mano a loro che davvero lo meritano, perché sono meravigliosi. Sono meravigliosi, è verissimo, io mi diverto tanto sempre con loro. E adesso, l'assaggio. Intanto io vorrei poi invitare tutti coloro i quali sono qui a passeggio a venire ad acquistare nuovamente, simbolicamente, questi cioccolatini che sono deliziosi. Poi vedrete anche la cura, anche proprio come sono stati il messaggio, col fiocchetto, no? Anche decorati. Guarda qua, che belli. Per tutti i gusti. E quest'anno invece con il raccolto, se vogliamo, che cosa faremo? Quale sarà un prossimo viaggio? Non so. Assolutamente, abbiamo ovviamente il nostro sogno e quindi vorremmo realizzarlo e quindi fare un prossimo viaggio, perché no? E allora tutti quanti qui veniamo, assaggiamo questi cioccolattini e spero di rincontrarvi il prossimo anno con altri racconti. Seguiamo Vita Attiva sulle pagine social perché c'è tanto tanto da imparare. Grazie a tutti.